Vittorio Vanzan, sindaco di Castione della Presolana, ieri sera è stato eletto all'unanimità presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana. Qual è il commento? Ma innanzitutto un ringraziamento a tutti i sindaci dell'Unione per la fiducia che davvero mi hanno dato e che spero di ricambiare e di meritarmela. Credo anche doveroso, e non sicuramente solo un fatto formale, un ringraziamento agli amministratori che ci hanno preceduto, che hanno costituito l'Unione, in particolare al professor Marco Prandi che l'ha presieduta per tanti anni. Io spero di essere all'altezza di questo incarico così prestigioso e nello stesso tempo così impegnativo. L'Unione dei Comuni della Presolana rappresenta da una decina d'anni una sfida in positivo da parte di tutti i 6 comuni, e cioè l'idea di mantenere le municipalità ma nello stesso tempo di lavorare insieme all'interno di un progetto omogeneo, di un territorio omogeneo. Per quello che mi riguarda, nell'Unione ho creduto da sempre e continuerò a credere, e insieme con gli altri amministratori, con gli altri sindaci in particolare, cercheremo di proseguire sulla strada che è già stata cominciata. Io credo che l'Unione, proprio come istituzione, rappresenti l'ideale da un punto di vista delle forme associative per i piccoli comuni, per diverse ragioni, la prima che si aderisce in forma volontaria, la seconda che è un ente che si occupa soprattutto della gestione di servizi, non è un ente, tra virgolette, politico, ma è un ente di gestione. In questo senso continueremo il lavoro già fatto. Per quanto riguarda nello specifico la mia presidenza, si colloca all'interno di un lavoro collegiale che potrà manifestarsi anche in forme di rotazione per quanto riguarda gli incarichi più importanti, ma soprattutto è mio compito e mio impegno fare in modo che si possa lavorare al meglio, si possa collaborare e fare in modo che ciascun comune possa ottenere da questa unione il meglio possibile. Insieme ci rapporteremo anche agli enti sovracomunali e alle amministrazioni vicine, in particolare mi sento di dire alla città di Clusone, che è l'ente locale più prossimo a noi anche da un punto di vista territoriale, e anche in questa occasione non mi lascio sfuggire l'occasione di esprimere quella che è la mia visione del territorio, cioè io credo che da Clusone fino a Castione, cioè i nostri 6 comuni più Clusone, siano una realtà omogenea e da un punto di vista, diciamo così, anche delle prospettive, una realtà che deve lavorare insieme. Questo abbiamo già dimostrato di farlo, lo stiamo facendo su diversi fronti, in primo luogo quello che è quella che sarà la realizzazione, che partirà fra pochi giorni, della piscina dell'Unione e del Comune di Clusone e della stessa comunità montana. Credo quindi che questo lavoro sia una sfida per ciascuno di noi, non solo per me, ma per tutti i sindaci, e prendo questa occasione per fare a tutti loro, dato che tutti sono stati eletti da poco, i miei migliori auguri di buon lavoro. All'interno del suo gruppo ha già individuato alcune cariche particolari? Ma in questo momento non ancora, sicuramente la giunta dell'Unione sarà composta dai diversi sindaci e all'interno di questo il lavoro appunto sarà collegiale, starà poi un po' a ciascuno decidere su cosa lavorare in maniera particolare, ma sottolineo questa parola collegiale, l'obiettivo è proprio questo, è quello di fare in modo che tutti i sindaci, ma non solo i sindaci in prospettiva, anche tutti gli amministratori dell'Unione possano portare il proprio contributo, avendo sì la visione del proprio paese, del proprio comune, che rimane sicuramente il punto di riferimento principale, ma comunque sforzandosi, come per la verità in questi primi incontri abbiamo già fatto con ottimi risultati, di avere una prospettiva comune e di lavorare in una logica proprio comune. Credo che con questi presupposti non ci saranno assolutamente problemi, anzi continueremo a camminare sulla strada che chi ci ha preceduto ha iniziato.